11 novembre 2007, sobborgo parigino di Saint-Germain-en-Laye. In piena notte, una ragazza franco-britannica, Jessica Davis, telefona alla polizia dicendo che in casa si è verificato un grave incidente. Al loro arrivo gli agenti trovano nell'appartamento il corpo di un giovane, nudo e immerso in un lago di sangue. Interrogata sui fatti, Jessica esclama: «Sono un mostro, sono un mostro». La scena del crimine è un appartamentino di 40 metri quadrati, molto piccolo, in un sobborgo di Parigi, dove si consuma un omicidio che si presenta subito poco chiaro. Tu ci sei stata? Sì, si tratta di Jessica Davis, una ragazza inglese che viveva però in Francia già da quando era piccola. Si è andata a un pub lì a Saint-Germain-en-Laye, ha trovato un ragazzo, Olivier Mounier, ci sono conosciuti quella sera lì, hanno bevuto molto, sono andata a casa sua, hanno provato di fare sesso, non sono riusciti, e la cosa dopo che lei ricorda è di telefonare alla polizia tutto in sangue. Prima della scena del crimine ciò che avevamo era il racconto di Jessica Davis. Era cioè che lei l'aveva incontrato in questo pub. Avevano iniziato a parlare. Jessica Davis ha dichiarato che già in passato aveva usato il sesso per riempire il suo vuoto emozionale. Ha iniziato a raccontare barzellette sporche a Mounier. Gli ha detto che era da molto tempo che non faceva sesso. Poi l'ha invitato nel suo appartamento. Lui l'ha seguita con i suoi rollerblade. E era apparentemente ubriaco, secondo lei, e non è riuscito. Non è riuscito a fare sesso con lei. L'ultima cosa che lei ricorda, perché Jessica Davis racconta di avere un buco di memoria da un certo punto in poi, è che lui si è tolto il preservativo. E poi Jessica dichiara che ha avuto questo vuoto per circa mezz'ora e poi racconta che si è come svegliata. E in una mano aveva il cellulare e nell'altra, con l'altra copriva una ferita sul torace di Olivier. Sono esperta psicologa presso la Corte d'Appello di Versailles ed è con questo titolo che sono nominata dai giudici istruttori per incontrare i soggetti criminali a tutti i livelli. Ed è in questo ambito che ho incontrato Jessica Davis prima del giudizio, per fare quello che viene chiamato l'esame medico-psicologico. Jessica Davis è stata in grado di raccontarmi l'intera sua serata, compreso il momento in cui sale con la vittima, il momento in cui hanno un rapporto sessuale. La perdita di memoria, che lei definisce un buco nero, si verifica unicamente al momento di compiere il gesto, cioè nel momento in cui lo pugnala, mentre gli pianta il coltello nel corpo. Lì c'è un buco nero. È l'unico momento di cui lei non ha ricordo, ma si ricorda perfettamente di tutto ciò che precede e che accade in seguito. Mi sembra che al momento il tema che possiamo iniziare a discutere è l'affidabilità o meno di questa tesi di Jessica, cioè non ricordo, una sorta di congelamento della memoria che guarda caso riguarda soltanto l'atto omicidiario. Credo, Laura, che il tuo contributo sia fondamentale a questo punto.
Ma effettivamente il fatto che non ricorda solo quel momento è anche molto particolare. Queste manifestazioni poi dei buchi di memoria sono altrettanto rare. Nella letteratura scientifica si parla di amnesie patologiche o si parla di restringimenti di coscienza che hanno un periodo di tempo che però deve essere sufficiente, ovvero sia non può essere di pochi minuti. Di solito le persone commettono un omicidio, cominciano a fare le attività che facevano durante la giornata normalmente e poi qualcuno le sveglia in qualche modo e dice: guarda, devi venire perché hai fatto questa cosa. Questo non mi sembra il caso di Jessica, però poi vedremo insomma più avanti che cosa emerge rispetto al suo stato mentale. No, in effetti però la poliziotta che ha aiutata a pulirla in bagno, così l'ha portata in bagno, subito lei ha detto sì, sono stato io, sono un mostro. Ma perché si rendeva conto a posteriori che in fondo erano soltanto in due o perché in quel momento aveva avuto un ritorno di memoria? Questo non lo so, però... Non è mai emerso, nemmeno successivamente? No, non è mai emerso. Come lo giudichi? Questa frase ha un suo senso? Ma diciamo che il fatto che lei si riconosca una responsabilità già è importante, però comunque prende una distanza dall'azione, no? Come non riconoscendola dotata di una sua intenzionalità. Quindi... sono forme anche di giustificazione che le persone danno in prima di tutto a se stessi. Come però ammette, dice sono un mostro, di fatto quasi sono un mostro, però non me lo ricordo, è come se lei implicitamente, oddio, è come se implicitamente attribuisse ad altre cause questa azione, quindi che può essere, non so, poi il suo stato mentale o le droghe che ha assunto o l'alcol, comunque è come dire una lieve forma anche di disimpegno rispetto a questo. Comunque la polizia hanno preso questa frase come una confessione. Per questo buco di memoria abbiamo parlato a lungo con la psicologa che ha visitato lei diverse volte in carcere. E sentiamo sua opinione. C'était une très jolie jeune femme, c'est ce qui frappe. Era una ragazza molto carina e ciò che colpisce è estremamente calma, posata, che si è prestata al colloquio con molta buona volontà, sforzandosi di dire al meglio quello che pensava, quello che provava, quello che riusciva a capire, e che non ha eluso nessuna domanda sulla sua biografia, le difficoltà del suo percorso. Quindi alla fine ho avuto un ottimo contatto con lei, ma comunque lei si esprime con una freddezza emozionale che mi ha colpito durante tutto il colloquio. Intendo dire che in nessun momento, rievocando le cose difficili della sua vita, ha mostrato alcun tipo di emozione. Elle n'a montré la moindre émotion. Je crois réellement qu'il y a une perte de conscience qui est bien sûr favorisée par... Credo ci sia una perdita di coscienza che di sicuro è agevolata dall'alcol, ma l'amnesia completa è, a mio parere, ampiamente rinforzata da dei meccanismi di difesa, se non addirittura di scissione, che è un meccanismo difensivo ancor più radicale di quello della rimozione. La rimozione è un meccanismo che è... Il ricordo rimosso giace sotto, è proprio sotto la coscienza, è inconscio e tramite la via dell'associazione la persona può riuscire a ritrovarlo. Nella scissione il ricordo è veramente riposto in un cassetto segreto della coscienza, un cassetto che non riapriamo più, che non possiamo più riaprire o che può riaprirsi in modo inaspettato. Ma è qualche cosa di molto più radicale. Non può non esserci nemmeno una traccia di questo ricordo rimosso, di questo ricordo scacciato dalla coscienza. Questa è Jessica Davis. Lei è stata arrestata subito dopo l'omicidio nel 2007, era una settimana dopo l'arresto di Amanda Knox, un altro omicidio. Che è poi l'omicidio di cui ci occuperemo oggi. Laura, che ne pensi di queste prime affermazioni della tua collega francese?
No, alcune cose sono interessanti. L'aspetto della freddezza emozionale ovviamente facilita la commissione di un crimine, perché la persona non riesce a mettersi dal punto di vista del vissuto, diciamo, della vittima. Quindi non sente le emozioni e a volte non sente anche il senso di colpa. In questo caso sembra che, come dire, una forma di senso di colpa in qualche modo ci sia. E poi il discorso dei meccanismi di difesa, di scissione e rimozione, sì, va bene, possono essere utilizzati, ma ovviamente tutto va compreso in una diagnosi, e comunque anche la diagnosi, come dire, psichiatrica non ci spiega il crimine, cioè non ci dà una spiegazione del crimine, perché ci sono persone che hanno gli stessi disturbi e non commettono dei delitti, quindi ci vogliono anche altri elementi. Mi colpiva anche il fatto che, poi forse ne discuteremo, appunto, sembra non ci sia un apparente movente, no, in questo delitto. Io temo che questa sorta di confessione e comunque un'apparente chiarezza nell'evento possa aver lasciato da parte invece approfondimenti medico-legali sulla scena del crimine e così via. Purtroppo accade, ma se accade evidentemente poi si rimane ancorati alla soggettività e ai limiti anche del contributo psicologico. Jessica Davis incontra la sua vittima, Olivier Mounier, di 24 anni, in un pub vicino casa. Alcuni testimoni affermano di aver visto la ragazza bere grandi quantità di birra e superalcolici e ridere e chiacchierare col giovane Olivier. Dopo un po', i due ragazzi salgono nell'appartamento di Jessica e lì cercano di avere un rapporto sessuale senza riuscirci. È a questo punto che si consuma la tragedia. La polizia è arrivata in questo piccolo appartamento di 40 metri quadri che era situato al primo piano di uno stabile molto signorile di Versailles, che è una città molto bella, dove abitano persone abbastanza benestanti. Hanno ovviamente trovato la vittima, che era stata pugnalata. Hanno trovato il coltello che Jessica Davis aveva comprato qualche settimana prima con il suo ex ragazzo. L'avvocato di Jessica Davis ha dichiarato che, pare, quel coltello le era servito per un tentativo di suicidio. La polizia ha trovato anche la bottiglia di vino bianco che avevano bevuto. Ha anche trovato dei medicinali, visto che Jessica Davis era una giovane abbastanza fragile, un po' priva di equilibrio, che quindi si sottoponeva ad un trattamento medicinale contro la depressione. È una ragazza che era anche tossicomane, che consumava parecchia cocaina e cannabis. A questo punto, più che sospetti, mi sembrano certezze sul fatto che la scena del crimine è stata affrontata veramente con grande superficialità. Tu che hai seguito il processo, forse ci puoi dire qualcosa di più? Durante il processo, infatti, è venuto fuori che non è stato fatto luminal, BPA, nessuno in quel tipo di investigazione, e poi addirittura hanno lasciato prove importanti. Per esempio, il padre di Jessica, quando ha venduto l'appartamento anni dopo, ha tornato nell'appartamento per svuotarlo e ha trovato un zaino e l'ha guardato dentro. Era lo zaino della vittima, che non è mai stato trovato dalla polizia, con tutti i suoi effetti personali. E questo è venuto fuori anche nel processo, dalla parte della difesa, dicendo: guarda, certo, che non hanno fatto proprio un'investigazione molto approfondita della scena di crimine, perché avevano queste confessioni. La mancanza anche di questa complementarietà con gli accertamenti medico-legali. È pazzesco, perché poi tutto quello che non viene fatto si deve recuperare, e tutto ciò che effettivamente si può recuperare anche dopo anni è solo un misto di imbrattamenti o di cose che magari non daranno nessuna certezza. E come in questo caso, per esempio, si sono perse le possibilità di verificare alcune, anche con la BPA, soprattutto con la BPA, anche perché c'erano ferite d'arma da punta e taglio,
per cui avremmo potuto verificare alcuni aspetti anche delle traiettorie, magari anche vedere se effettivamente ci sono stati più colpi inferti alla vittima. C'era anche una questione se lei aveva usato la mano destra oppure la sinistra, che era mancina lei, però sembra che è stato fatto con la mano destra, non si sa perché non è stato fatto. Ma sembra, purtroppo, non è richiesto nel momento in cui poi bisogna decidere se una persona è colpevole o meno. Il problema fondamentale è mancano degli accertamenti approfonditi di natura medico-legale. Mancano gli approfondimenti e le analisi che riguardano il DNA o, come diceva Maurizio, il BPA. Manca la possibilità di stabilire la dinamica. Dalla dinamica tu puoi anche derivare che cosa? Il comportamento dell'aggressore. E il comportamento dell'aggressore si coniuga poi con gli aspetti psicologici. Noi ricordiamo un caso che Laura adesso certamente poi commenterà da un punto di vista anche psicologico, che è l'omicidio di Samuele Lorenzi, guarda caso avvenuto in un piccolo villaggio a Cogne, quindi in Val d'Aosta. Beh sì, anche nel caso di Cogne c'è stato anche un grosso dibattito tra gli esperti sul fatto che la signora Franzoni potesse o meno ricordare l'evento dell'omicidio, e gli psichiatri della perizia di appello fecero una diagnosi di stato crepuscolare orientato, ovvero proprio un restringimento di coscienza o una forma appunto di un buco di memoria. Cioè, spiegalo meglio, perché per noi magari sono termini abbastanza usuali. Sì, e sostanzialmente nel restringimento di coscienza è come vedere un panorama con un binocolo rovesciato, così peraltro magistralmente il dottor Freilone lo descrisse in aula durante il processo. Però questo restringimento di coscienza, che quindi non è una perdita totale della coscienza, deve avere un tempo sufficiente, non può esistere, almeno in letteratura, nei casi studiati, non sono esistiti situazioni in cui il restringimento di coscienza è durato solo qualche minuto, come mi sembra anche in questo caso, nel caso di Jessica Davis e come ovviamente il caso della signora Franzoni. La testimonianza del psicologo è stata molto importante durante il processo perché l'ha aiutato un po' a inquadrare la personalità di Jessica Davis nell'infanzia, in relazione con i genitori, altre persone nella vita. E abbiamo sentito una giornalista che è stato anche al primo processo che può spiegare un po' la vita che aveva Jessica prima di questo evento. Il processo è stata l'occasione per rifare il percorso di questa giovane donna, nata in una famiglia molto importante in Inghilterra, che ha vissuto a Camden, a nord di Londra, poi in Germania e poi infine a Saint-Germain-en-Laye, dove sua madre era appunto insegnante di francese. È una ragazza che ha avuto dei problemi fin dalla giovinezza, problemi di comportamento. Aveva tentato di dar fuoco una volta allo stabile della sua scuola. Aveva anche spedito una lettera pornografica a uno degli impiegati del liceo. Quindi è una donna che è apparsa durante la sua giovinezza fragile e priva di equilibrio. Evidentemente ha avuto un quadro familiare un po' complicato, visto che all'udienza si è parlato di un suo zio che, pare, avrebbe tentato di uccidere sua nonna per problemi di denaro, e questo lo ha detto il padre di Jessica Davis. Si è parlato anche del caso dell'altra nonna, che è una donna, a quanto pare, anche lei priva di equilibrio mentale, che aveva tentato di suicidarsi e che aveva anche, credo, tentato di dar fuoco alla sua camera. Quindi Jessica ha rivelato che in effetti non era stata un'infanzia molto facile con i suoi nonni, così in questa atmosfera un po' di morte nella famiglia. Ma all'udienza è anche emerso che Jessica Davis amava molto divertirsi, beveva parecchio, pare facesse uso di cocaina che i suoi amici benestanti le procuravano gratuitamente. Quindi si ha la sensazione che sia una giovane donna che cercava un po' di perdersi, che bruciava la sua vita, che forse cercava di dimenticare qualche cosa, che soffriva interiormente e che aveva bisogno quindi di sfogarsi, ed era un po' eccessiva. Tant'è vero che sua madre è venuta all'udienza dicendo che a volte lei non era più controllabile, quindi si dava al divertimento, così. In francese si dice partir en vrille, ovvero non si riesce più a controllare una persona. On dit en français partir en vrille, c'est-à-dire on ne peut plus contrôler quelqu'un.
La double nationalité è peut-être quelque chose qui rend... Allora, la doppia nazionalità è qualcosa che forse rende più difficile la costruzione della personalità, perché c'è una doppia cultura. Ora, se il fatto di non arrivare a comunicare e analizzare i problemi sia una cosa propria della cultura inglese, di questo non ne sono sicura. Io penso che i segreti in famiglia, il silenzio, i padri assenti si ritrovino in tutte le culture. Tuttavia è chiaro che questi sradicamenti e questa doppia nazionalità non devono aver facilitato le cose e abbiano potuto facilitare una certa fragilità dell'io, una certa fragilità narcisistica. Ma non è che uno degli elementi. Lei proveniva da una buona famiglia da un punto di vista socio-economico, però da un punto di vista, diciamo, più psicologico e sociale, c'erano delle precondizioni probabilmente che hanno favorito anche questo suo comportamento. Sì, forse l'alcol e la droga in adolescenza lei ha cominciato a farle per compensare per tutte queste situazioni di disagio a casa. Questi sono tutti abusi che sicuramente vanno a colmare, come dici tu, dei disagi effettivi e veri. Però la cosa singolare è che prima si parlava e si dice di lei che è una persona normale. Poi si viene a sapere che in effetti quella pseudo-normalità come in un lago c'è là sotto davvero delle situazioni che sono assolutamente dirompenti, come quelle che rappresentava Laura prima, perché erano situazioni che sicuramente non indirizzavano in maniera corretta una persona che non aveva un sostegno adeguato, se non quello autonomo che era il ricorso all'alcol e alle droghe per mettere a tacere in alcuni momenti qualcosa che veniva a galla in maniera importante. Come forma di autocura, no? L'uso delle droghe viene anche considerato una forma di autocura, ovviamente purtroppo disfunzionale, ma anche come una sfida all'identità, cioè usare cocaina ad esempio serve per poter prendere coraggio in certe situazioni e quindi poter mettere in atto dei comportamenti che in assenza di queste sostanze non si avrebbe appunto la forza di rimettere in atto, e quindi c'è un modo di confrontarsi anche nel contesto sociale. Però vedete, qui noi discutiamo dei problemi psicologici di Jessica, delle sue problematiche comportamentali, della sua storia. Parliamo di un quadro che si aggrava perché fa uso di sostanze alcoliche, di farmaci con i quali hanno tentato di curarla, di droghe. E questo ci può spiegare e darci una dimensione del perché di un atteggiamento anche essere dirimente nel senso di attenuare la responsabilità. Ma mi chiedo, in mancanza di tutti gli accertamenti medico-legali e della scena del crimine, ma come si fa poi a stabilire effettivamente cosa è successo e derivare da qui la sua responsabilità o meno? Questo è un problema che effettivamente mi sembra estremamente importante. Più importante. Mi chiedo dall'altra parte, io genitore della vittima, che cosa, quale soddisfazione posso trarre da un processo che comunque non mette in luce le vere responsabilità. Quello che ti chiedi e che si chiedono i familiari, no? Come si possa cadere nel tecnicismo giuridico e non approfondire in un processo quello che è successo? La gente, noi gente, ci aspettiamo che un processo serva a chiarire la verità, che cosa è successo. Spesso invece ci si perde nel tecnicismo giuridico e ci si allontana sempre di più. E il problema è che per ricomporre una tragedia come un omicidio, lo vedo e lo leggo sempre dalla parte dei familiari delle vittime, non puoi che tendere ad una ricostruzione che sia la più completa. In nessuna parte del mondo, purtroppo, non solo in Italia, ma anche in Francia, come abbiamo visto, c'è questa attitudine a esplorare e utilizzare tutte le scienze forensi in maniera interdisciplinare. Purtroppo non c'è, e credo che la società mondiale debba fare un salto in avanti, dando ovviamente importanza alle indagini tradizionali, alle prove dichiarative, ma cercando di coagulare insieme tutte le scienze. Lei descrive un'infanzia che sembra abbastanza traumatica per differenti aspetti, ma quello che lei ha vissuto veramente come traumatico è allora un episodio dell'infanzia che ha raccontato e di cui non posso dare tutti i dettagli. Sembra che abbia fatto cadere, quando era bambina molto piccola, il suo fratellino, che era ancora un neonato.
E che questo gesto... Non mi ricordo più la differenza di età fra i due, ma doveva essere una bambina piccola, di forse 5 anni. Ha vissuto questo gesto come omicida, ha rischiato di uccidere suo fratello, ha voluto uccidere suo fratello. Dans les événements réellement traumatiques, il y a aussi la tentative de suicide d'une... Tra gli avvenimenti veramente traumatici c'è anche il tentato suicidio di sua nonna, materna, credo. Che allora non so se abbia assistito al gesto, ma si è buttata giù da un ponte e si è quindi completamente fracassata. E la ragazza che abbia visto o ricostruito descrive questa scena con orrore, dicendo che se voleva morire avrebbe dovuto farlo al limite in modo più corretto e certo, visto che questa nonna è sopravvissuta con gravi disturbi psichiatrici. È il caso di dirlo. Sûrement, puisque cette grand-mère a survécu avec de graves troubles psychiatriques, il faut bien le dire. Je crois qu'elle a commis... Credo abbia tentato il suicidio 2 volte. La prima l'ha descritto veramente come una richiesta di aiuto. Credo che stesse vivendo una rottura sentimentale amorosa, se mi ricordo bene. Diversamente, la seconda è una di quelle in cui c'è stato un primo buco nero di memoria. Ciò significa che lei si vede nella sua vasca, intenta a farsi il bagno tranquillamente. Non ha pensieri di morte, sembra. E poi si ritrova qualche ora più tardi, ricoperta di sangue, tagliuzzata con la stessa arma di cui si servirà per il crimine. E lì lei parla del suo primo buco nero. Non vede se stessa compiere questo gesto. La situazione precipita con l'uso dei farmaci, ma soprattutto questa sintesi terrificante di abuso di alcol e droga. La determinazione delle sostanze d'abuso in Jessica evidentemente è stato un momento importante dell'indagine e del processo. Può essere interessante vedere come in laboratorio si fanno queste analisi tossicologiche. In ogni indagine, la ricerca delle sostanze stupefacenti, sia sulla vittima, sia su eventuali indagati o sospettati, è molto importante. Però, come in tutti i settori analitici, ci sono analisi speditive, cioè molto veloci, che danno un'idea se o meno quella sostanza stupefacente può essere presente nei liquidi biologici e invece analisi più complesse. Ecco, ci vuol dare una spiegazione di massima su questi 2 momenti analitici e soprattutto su quali matrici, sostanze biologiche o meno, parti corporee o meno, noi possiamo individuare le sostanze stupefacenti? In questa macchina si possono fare appunto gli accertamenti, quelli che vengono chiamati di primo livello, quindi accertamenti di screening. Quindi un primo accertamento che consente... Un primissimo accertamento che consente di identificare innanzitutto i campioni positivi rispetto ai campioni negativi. Qui si lavora su matrici quali sangue e urina principalmente, perché i metodi sono validati per questi 2 fluidi biologici. Le urine arrivano in laboratorio in provette di questo tipo, vengono tutte etichettate mediante codice a barra per garantire... Che leggiamo qua, in modo tale... Per garantire che il campione sia lui e solo lui. Dopodiché viene messo in un caricatore automatico e la macchina è completamente automatizzata, nel senso nel momento in cui l'operatore ha messo la provetta all'interno di questi racking, di questi portacampioni, la macchina si muove da sola dopo lo start. Viene letto il codice a barre mediante un lettore automatico, certo. E l'analisi poi prosegue da sola. L'operatore poi si occupa solo di controllare chiaramente le calibrazioni e i controlli dello strumento per garantire, insomma, che tutto il processo analitico sia stato fatto come si deve. Sulla base di questo screening, appunto, di questo approfondimento, sì, no, positivo o negativo, poi andiamo al gas cromatografo con lo spettrometro di massa. Così come per i capelli in realtà vengono analizzati con tutt'altra strumentazione, proprio perché non è una matrice analizzabile attraverso questo tipo di strumento. Ok. Nei casi delittuosi, come in quello di Jessica Davis, non è importante stabilire soltanto il tipo di sostanza stupefacente, ma anche da quanto tempo, e questo anche per valutare la responsabilità ai fini penali. Ecco, in questo senso, il capello rispetto, o i capelli rispetto all'urina e al sangue, in che cosa possono aiutare? L'analisi del capello rappresenta una metodica estremamente interessante da questo punto di vista, perché
supera e di molto i limiti dell'accertamento che possono scaturire dall'analisi del sangue e dell'urina. L'analisi del sangue e dell'urina infatti permettono di certificare l'avvenuta assunzione in un ambito temporale molto ristretto. Più o meno quanto tempo? Possiamo parlare di 1-2 giorni al massimo, mentre l'analisi del capello ci consente di fare questo tipo di valutazione anche nell'arco di mesi. Tanto è vero che una volta avuto a disposizione una certa quantità di capello, la cosa più importante rimane misurare la stessa quantità di capello in termini di lunghezza, perché più è lungo il capello e più ci permette di andare in là col tempo. Quindi si può parlare di un capello lungo 10, 20, 30 centimetri che può coprire un arco temporale di 10, 20, 30 o anche oltre in termini di mesi. Certo, certo. Il capello viene prima sminuzzato e in questa fase si opera appunto la pulizia dello stesso, perché il capello deve essere lavato superficialmente in modo da eliminare tutti quelli che possono certo. essere i contaminanti esterni. Certo. Capello, una volta inserito nell'apposita provetta, può essere avviato alla fase di pesatura e successivamente avviene la fase di estrazione. Più o meno i tempi di questa analisi? Ma i tempi di questa analisi, l'analisi può richiedere un paio di giorni, perché una volta pesato il capello deve essere estratto in una soluzione, comunemente una soluzione acida per gli alcaloidi, ovvero le droghe basiche, parliamo di anfetamine, ecco. Cocaina, e derivati metabolici, oppiaci e quant'altro. L'estrazione acida avviene in un arco temporale di circa 18 ore, quindi comunemente si prepara il capello in questo modo, si mette in estrazione, il giorno successivo abbiamo la fase di estrazione vera e propria. Successivamente all'estrazione, è una fase che può durare all'incirca un'ora, anche due, abbiamo un estratto molto concentrato che può essere avviato ad analisi, appunto tramite l'utilizzo della tecnica gas cromatografica abbinata alla spettrometria di massa. Jessica Davis incontra in un pub Olivier Mounier. Dopo aver bevuto grandi quantità di alcolici, i due ragazzi salgono nell'appartamento di Jessica. Sotto effetto di alcol e droghe, Jessica afferra un coltello e pugnala il suo amante. Quindi, in preda al panico, telefona alla polizia. All'arrivo degli agenti, Jessica confessa il delitto, ma afferma anche di non ricordare né il motivo né la dinamica dell'omicidio. Si è avuta un po' l'impressione che Jessica Davis avesse scelto un po' la sua vittima. Non è un omicidio passionale. Si ha la sensazione che questo ragazzo fosse una sorta di oggetto e che ad un certo punto lei abbia avuto la necessità di sfogarsi, come se avesse bisogno di darsi sollievo di una sorta di frustrazione. Questo crimine resta misterioso. All'uscita dell'udienza, infatti, c'era una specie di insoddisfazione perché non si è ben capito perché lei abbia ucciso questo ragazzo. Gli esperti psicologi e psichiatri hanno parlato di una personalità borderline, forse di una giovane che non ha sopportato la frustrazione di una relazione sessuale che non va a buon fine. Questo resterà un po' l'elemento di rilievo di questa storia sul mistero di questa morte. Jessica non vuole veramente spiegare o non è in grado di dire perché così, all'improvviso, ha sentito il bisogno di sfogarsi su questo ragazzo. Per quanto riguarda la sua storia, forse no. Ma riguardo al suo gesto, penso che la vittima non era... cioè, era aleatoria. Intendo dire che non penso fosse proprio quel ragazzo l'obiettivo. Possiamo dire che purtroppo si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Penso che in quell'istante, per Jessica, non c'è nessun altro.
Nel rapporto sessuale, in particolare, è qualcosa che sta nell'ordine di una fusione che è ricercata. L'altro è come una parte di sé e, in quanto tale, la distruttività che è in lei può andare a riversarsi sull'oggetto, oggetto in senso ampio, l'oggetto partner che era lì, non nella sua soggettività, non proprio in ciò che era realmente quel ragazzo, ma come un qualcosa che è venuta a mancare in lei. Finora ci siamo occupati di Jessica, insomma, dell'autore di questo omicidio. Ma abbiamo una vittima che sembra anche abbastanza casuale in questo omicidio. E forse è bene che approfondiamo un po' gli aspetti che riguardano la vittima e quindi la vittimologia. Sì, beh, mio figlio è una persona che amava la vita, che amava la musica, a cui piaceva avere sempre tanta gente da lui. Molti amici, gli piaceva divertirsi, fare sport con gli amici. Era un ragazzo sempre allegro e che viveva in rollerblade. Adorava i roller ed era in roller dalla mattina alla sera, sempre, sempre. Lo si incrociava in giro per Saint-Germain, era in roller. Anche se l'ascensore era rotto, abito al sesto piano. Lui saliva tutti e sei i piani con i roller. Era davvero divertente da vedere. Era anche lui figlio di genitori divorziati, dato che con suo padre abbiamo divorziato, ma non ha mai fatto sciocchezze dopo o cose simili. E tutti gli amici che l'hanno più o meno conosciuto, tutte le persone che l'hanno conosciuto, diranno sempre che si trattava di una persona tanto per bene, molto allegra. È vero che poche cose sono state scritte su Olivier, su questo ragazzo che pare fosse domiciliato a Saint-Germain-en-Laye. Sua madre ha parlato di lui come di qualcuno molto piacevole, molto gentile, che non aveva mai avuto problemi e innamorato di una ragazza con la quale aveva una relazione abbastanza stabile. Infatti sua madre, alla sbarra della corte d'assise, è sembrata stupita di sapere che suo figlio abbia potuto seguire Jessica così. In effetti era stupita che sia andato con lei. Ma è vero che il processo non ha tolto il mistero su questo ragazzo, non ha parlato molto di lui. I suoi genitori non si sono espressi molto, suo fratello ha parlato pochissimo. Ovviamente la famiglia ha espresso un grande dolore di fronte alla perdita di questo ragazzo, figlio. Insomma, credo che la famiglia avrebbe voluto trovare una spiegazione, capire perché Olivier, che era un bravissimo ragazzo, era stato assassinato, visto che evidentemente non era violento. Nemmeno Jessica Davis ha denunciato violenza. Dice di non essere stata picchiata né violentata, quindi per la famiglia di Olivier è un vero mistero. Olivier era una conoscenza casuale al bar. Era un ragazzo della zona, però aveva una famiglia molto serena, un fratello, un gemello. E tutti lo volevano molto bene, è solo che quella sera ha fatto festa con la persona sbagliata. Era un posto sbagliato al momento sbagliato nella vita di Jessica Davis. E quindi abbiamo un assassino che non ricorda, perché almeno fino adesso è così. E quindi un omicidio per caso. Una vittima che è casuale, è l'arma. E l'arma ci può dire molto, anzi è determinata in alcuni casi. In questo caso abbiamo il mezzo utilizzato per l'omicidio, è un coltello da una forma un po' particolare, dotato di una punta e dotato di una lama tagliente, quindi un monotagliente, con una lama importante come lunghezza di circa 18 cm. Il tramite intracorporeo che ha leso un vaso molto importante, che ha determinato poi un versamento all'interno del pericardio, che è il sacco che racchiude il cuore, è stato deciso e diciamo il tramite intracorporeo è stato lungo per circa 16 cm. Questo è stato utilizzato in diversi modi, anzi prendo un coltello così faccio ricostruzione. Sì, sì. Allora, anche in questo caso abbiamo un monotagliente, cioè abbiamo la lama che quindi recide, e quest'altra parte, quest'altra coda del coltello chiaramente non serve, e abbiamo il mezzo puntuto. Come in questo caso c'è una punta, ma non è particolarmente affilata, per cui la forza che devo imprimere perché questa penetri è sicuramente superiore
soprattutto in virtù del fatto che un lato è residente e l'altro no, per cui la pressione deve essere importante. Ora, il coltello, a seconda dei casi, può essere utilizzato se mancino con la lama che può andare sul dorso e quindi sulla parte inferiore, altrimenti al contrario potrebbe anche essere utilizzata così. Così come anche con la mano controlaterale. Il problema è che il mezzo che è stato utilizzato per compiere l'omicidio è un coltello un po' particolare, che non ha questa forma lineare, ma ha un manico che per le caratteristiche che ha è come se fosse per certi versi posizionato più sopra rispetto alla lama, e come tale, perché venga impugnato in maniera corretta e quindi con diciamo, il manico che possa reggere la forza, diciamo, il monotagliente è posizionato sempre in basso. Per cui l'unica possibilità che ho, se mancino, è di impugnare il coltello in questa maniera e di imprimere con violenza diciamo, la forza penetrante attraverso il costato. Io mi ricordo che lei diceva anche al psicologo che si ricordava del suono, del rumore del coltello quando è entrato nella vittima. È possibile? Questa è una cosa... È un suono che ha vissuto lei, perché non c'è un suono nel momento in cui penetra il coltello, la recissione, quindi i tessuti che vengono divaricati dalla lama non emettono tumore. Maurizio, la vittima aveva due lesioni, una molto lieve e una come tu l'hai descritta. Mettendo insieme tutti questi elementi, e cioè la tipologia così particolare del coltello, il fatto che l'aggressore fosse mancino e il tramite di cui abbiamo discusso, che idea ti sei fatto da un punto di vista del tipo di aggressione che è stata posta in essere da Jessica? Allora, essendoci due lesività, sì, quindi una nella parte bassa dell'addome, sì, e una diretta proprio nell'area cardiaca, sicuramente vi sono stati due momenti. Non è possibile identificare in un unico momento la doppia, certo, lesione, ma è verosimile, assolutamente verosimile, che in una prima fase Jessica Davis abbia tentato in qualche maniera di attingere la vittima, e in un secondo caso, nel momento in cui verosimilmente si è allontanata, è riuscita a imprimere con forza la coltellata a livello del pericolo. Però quindi qui può essere stata un'azione premeditata, nel senso che la forza impressa al coltello, preordinata precedentemente, no, si sia realizzata in un momento di grande aggressività, oppure mentre dormiva. Sappiamo che entrambi avevano abusato abbondantemente di alcol, quindi magari lo stava in uno stato di torpore o era già addormentato, comunque insomma, aveva dei riflessi perlomeno rallentati. Perché un colpo di striscio, diciamo così, e invece una lesione che ne provoca la morte, insomma, presuppongono che dall'altra parte non c'era reattività. E perché non c'era? Perché io, insomma, se osservo una persona e sono cosciente mentre prende il coltello e percepisco che sta avvenendo qualche cosa, mi difendo. Cioè, c'è qualcosa che non torna. O stava dormendo, oppure addirittura era completamente assordito dall'alcol. E in questa fase quella lesione a livello addominale, che non è profonda, è quasi superficiale, quindi come dicevo prima ho utilizzato solo il mezzo tagliente. Può essere il tentativo di Jessica, quella prima lesione superficiale, la prova per vedere se lui reagiva, dopodiché ha inferto il corpo mortale? Secondo me sì, perciò ho fatto questo collegamento con le ferite di prova. Mm-hmm. Cioè, certo. Lei è stata determinata. Jessica Davis, affascinante ragazza proveniente dall'alta società inglese, diventa protagonista di un omicidio a sfondo sessuale legato ad assunzioni di droga e alcol. La stampa internazionale dà molto risalto alla notizia, anche perché in Italia, soltanto 10 giorni prima e in situazioni apparentemente analoghe, si è verificato un altro scioccante omicidio, quello di Meredith Kercher.
Beh, l'interesse per il caso da parte della stampa britannica, perché la stampa francese era molto meno interessata al caso, ma l'interesse da parte dei media inglesi derivava dal fatto che lei era una ragazza che proveniva da un background molto privilegiato. Suo zio era il vice ministro della difesa, Quentin Davis, e Jessica Davis era cresciuta in questa famiglia bilingue. Viveva in questo ricco sobborgo a ovest di Parigi, Saint-Germain-en-Laye, e la vera questione per tutta la stampa britannica era: com'è possibile che una ragazza come questa, una giovane donna di circa 28 anni, sia stata accusata di aver ucciso un uomo a seguito di una notte di bevute al bar? C'è stata una differenza importante all'inizio, al momento dell'omicidio. I giornalisti inglesi hanno fatto grossi titoli e hanno fatto un parallelo con l'omicidio di una giovane donna a Perugia, dove c'erano stati dei giochi sessuali finiti male. Quindi hanno lasciato intendere che Jessica Davis, forse, si era comportata anche lei alla stessa maniera, che potevano esserci stati dei giochi sadomaso finiti male, ma questa versione non è assolutamente ritornata durante l'udienza. Nessuno ne ha fatto menzione. Ha detto che avevano avuto un rapporto che non era arrivato a completarsi e non ha mai fatto dichiarazioni differenti. Sarà la verità? Non lo sapremo mai, visto che era la sola ad essere in quella camera con lui. I media ipotizzano che l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto in Italia, abbia rappresentato fonte di ispirazione per il tragico gesto di Jessica Davis. In realtà, i due delitti hanno solo vaghi punti in comune, ma sui quotidiani internazionali rimbalzano notizie e aggiornamenti. Anche il caso di Meredith Kercher è cominciato però con una telefonata, come nel caso di Davis. Una telefonata che è partita da una signora che viveva vicino Via della Pergola, che sentiva telefonini che squillavano nel suo giardino. Uno di questi telefoni era di Meredith Kercher. La polizia postale sono andata sul luogo e hanno cominciato a fare un'indagine. Però c'è stata una seconda telefonata molto importante, quella di Raffaele Sollecito ai Carabinieri. Sentiamo la telefonata. Carabinieri? Pronto, buongiorno. Senta, qualcuno è praticamente entrato in casa sfondando la finestra e ha messo molto disordine, c'è una porta chiusa. La via è... Io della Pergola. Perugia Carabinieri. Della Pergola 7. Via? Della Pergola 7 a Perugia. Mi dia il nome e il cellulare di uno degli affittuari. Ok. Domanda? Sì. Il cognome KN? Sì. O X? Sì. Furto in abitazione, No, non c'è furto, hanno rotto Guardi, cioè praticamente sono entrati. Hanno rotto un vetro e come sa che sono entrati? Chiaro, si vede dai segni, poi c'è qui sono pure macchie di sangue nel bagno. Cioè sono entrati e perché sono rotti, cioè si sono tagliati rompendo il vetro? Pronto? Indubbiamente le telefonate che vengono fatte al 118, abbiamo ricordato prima quella che riguardava l'omicidio di Samuele Lorenzi e quindi la famosa telefonata della signora Franzoni, o quelle rivolte alle forze di polizia, sono un documento che inizialmente non dice nulla, ma durante poi le indagini e il processo può essere estremamente utile per approfondire gli atteggiamenti, il tipo di risposte, il tipo di approccio, anche se ansioso, preoccupato, calmo, eccetera. Adesso, così su due piedi, fare una diagnosi di questa telefonata mi sembra eccessivo. Però, da parte di Raffaele Sollecito, c'è una certa difficoltà a rispondere. Forse non si aspetta, come è giusto che sia, che dall'altra parte l'interlocutore gli fa delle domande, ma credo che questo sia insito in ognuno di noi nel momento in cui magari racconti solamente quello che vedi e ti trovi di fronte invece a un approfondimento che non ti aspetti. Eh sì, cade un po' in contraddizione, quindi messo di fronte alle contraddizioni sembra un po' che a un certo punto vada in difficoltà e è incerto nel tono, un po' insicuro e poi così misteriosamente cade la linea. Però possono essere anche contraddizioni dovute all'aspetto emotivo che nulla ha a che vedere con la responsabilità o meno dell'evento, cioè voglio dire di fronte a delle situazioni che non ti aspetti, no,
puoi mettere in atto dei meccanismi di protezione che non ti consentono di essere più spontaneo, genuino. Purtroppo la scena del crimine che si troveranno di fronte gli investigatori è molto, molto più tragica di quanto non fosse stato possibile capire da queste due telefonate. La mattina del 2 novembre 2007, in un casolare di Via della Pergola, a Perugia, viene trovato il cadavere di Meredith Kercher, studentessa inglese di 21 anni. Meredith era in Italia per motivi di studio e condivideva l'appartamento con altre ragazze. Viene trovata stesa sul pavimento della sua camera, seminuda e coperta da un piumone. È deceduta in seguito a colpi d'arma da taglio. Mi hanno chiamato verso le 14.30 all'incirca, 14.30, 15 forse, non mi ricordo. E quindi quando sono arrivato c'erano ancora presenti i carabinieri che erano intervenuti, ho detto un'occhiata al cadavere che però era coperto. E poi ricordo che c'era tutta una serie di attività, di diciamo audizione di persone, c'era l'attività della polizia scientifica della questura di Perugia, poi è arrivato, a un certo punto è arrivato il medico legale. Io ovviamente intanto cercavo di guardare la situazione, la casa, ho guardato molto questo aspetto della effrazione, diciamo, di quello che poi è stato ipotizzato essere un fatto di simulazione. È arrivato il personale dello SCO e la polizia scientifica del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e prima che il medico legale potesse entrare, potesse svolgere i suoi accertamenti, c'è stata tutta questa attività di repertazione, questa attività che è stata compiuta dal personale della polizia scientifica sia romano che perugino. Poi c'è stato l'intervento del medico legale per evitare il rischio di possibili situazioni di contaminazione, ha atteso il medico legale, poi a un certo punto io l'ho fatto intervenire perché ho ritenuto che comunque dovesse essere fatto con una certa celerità. Questa è la vittima, Meredith, che è stato ucciso le notti del 1 novembre 2007. Come abbiamo sentito, la scena del crimine era abbastanza difficile. Ma tutte le scene del crimine sono difficili, non ho mai visto una scena del crimine semplice, però una cosa che mi sembra un po' anomala è il fatto che il medico legale non è entrato insieme agli esperti della scena del crimine, perché ho sempre sostenuto, poi Maurizio ci dirà il suo parere, ho sempre sostenuto che il nostro lavoro è complementare, il medico legale ha bisogno degli esperti della scena del crimine e viceversa. È davvero un grosso gap, quasi una follia quella che è accaduta, anche perché la possibilità di inquinamento della scena del crimine non è giustificata assolutamente, bastano dei calzari, una mascherina e una tuta, penso ci fosse, o comunque è verosimile il medico legale la potesse anche avere. Ma certo. Sarebbe intervenuto e avrebbe, con chi stava facendo i rilievi, verificare effettivamente qual era la scena. E addirittura, l'abbiamo già sottolineato, per me è fondamentale che si intervenga insieme, anche perché il medico legale, che è esperto delle lesioni, che è esperto di tutti i segni appunto tanatologici e quindi tutto quello che si riferisce non solo alle lesioni ma poi alle trasformazioni con il passare del tempo, può dare delle indicazioni fondamentali, direi quasi esclusive e irrinunciabili, certo, talvolta, alle attività di coloro che operano sulla scena del crimine, che non possono avere le stesse competenze del medico legale. Era una scena di crimine molto ricca di tracce. C'erano le orme di una scarpa in sangue, c'era un... Nella stanza di Meredith e anche nel corridoio. C'era un'orma di piede nudo su un tappetino nel sangue, su un tappetino nel bagno, c'erano gocce di sangue nel bagno. C'era le feci in un toilette, in un bagno, un altro bagno. C'era un'effrazione nell'altra camera. E poi dentro la camera di Meredith c'era lei dietro una porta chiusa, sotto un piumone in un pozzo di sangue. Mi sembra uno scenario tipico di un omicidio commesso, come per l'omicidio che abbiamo appena visto,
dove l'autrice era Jessica Davis, con un'arma da punta e taglio. Perché? Perché questa produce delle lesioni dalle quali si produce una grande quantità di sangue che essenzialmente appartiene alla vittima, talvolta anche nelle fasi difensive può appartenere anche all'aggressore. E in realtà il compito di chi interviene sulla scena del crimine, quindi sottolineo del medico legale così come della scena del crimine, è quello di individuare sì le tracce visibili, ma c'è veramente una quantità incredibile di tracce invisibili che possono essere addirittura più importanti di quelle visibili, perché in questi casi non è escluso che ci siano anche dei tentativi di lavaggio. Perché? Perché normalmente ci si ferisce e quindi questo può portare anche a delle procedure di lavaggio, e anche se non ci si ferisce, nel tentativo comunque di mascherare quello che è avvenuto e quindi di trasformare la scena per non consentire di trovare elementi poi di responsabilità. Quindi insomma, il lavoro che si è trovato di fronte tutto il pool dei tecnici della polizia scientifica, insomma, era dell'ERT per l'esattezza, esperti nella ricerca delle tracce, era un lavoro estremamente complicato. Sì, c'era molto anche staging, diciamo, perché tutta questa effrazione e poi lei messa lì un po' come ci fosse una violenza sessuale, perché l'avevo la reggiseno tagliata via, i pantaloni abbassati, e poi un piumone lasciato sopra di lei. La scena del crimine e tutti gli accertamenti che poi verranno successivamente effettuati diventerà il fulcro di un'indagine come in tutti i casi omicidiari, ma 5 giorni dopo l'omicidio di Meredith Kircher vengono fermati Raffaele Sollecito e Amanda Knox.